Mario, la prima domanda all'atleta, com'è andata la gara? Oh, benissimo. È durissima ma veramente divertente, non ho sentito un atleta che, anzi c'è stato qualcuno che diceva di allungarla ancora una cinquantina di metri, davvero un'esperienza bellissima. Le gambe bruciano ma il tifo veramente sul ripido è stata una cosa incredibile, veramente grazie a tutti, sia i concorrenti ma soprattutto gli spettatori che hanno creduto subito in questa prima Magyuti Race, chiamata la corsa dei muratori ma non solo, dove c'erano schierati davvero atleti di grande calibro, e anche grazie all'amico Paolo Savoldelli ci ha fatto davvero molto piacere. C'è stata anche una buona risposta da parte dei partecipanti? Sì, non si sa mai come prima edizione, però molta gente, però tanti timorosi. Chi ha corso veramente ha avuto il coraggio di sfidare se stesso, ma mettersi in mostra anche davanti a centinaia di persone, quindi davvero coraggiosi. Io penso che l'anno prossimo, dopo questa edizione, saranno molti di più quelli che si lanceranno, ma il nostro obiettivo era che ci fosse tanto pubblico ad applaudire gli atleti. Obiettivo raggiunto, direi. Alla grandissima, grazie comunque al patrocinio del comune di Songavazzo, alla Rovedi, ma soprattutto alla Vaitella che ha messo a disposizione questa splendida area che, da un'idea nata da un pranzo proprio qui su queste panchine guardando il bosco, si è concretizzata la gara nel giro di un paio di mesi. Simone Poloni, 24 anni, di Fino del Monte, questa mattina hai corso sul Monte Blum, questa sera eri qui a Songavazzo, sei un atleta. Ma sì, ho corso a Blum stamattina. È stata dura stamattina, devo dire, perché il livello era altissimo e dopo sono voluto venire qua, sono venuto qua ma non volevo fare questa gara, e dopo con gli amici ho detto dai, quasi quasi faccio questa gara, e ho provato e è andata benissimo. Quindi non te l'aspettavi di vincere? Sinceramente non me l'aspettavo, perché avendo fatto gara venerdì e oggi Blum, non pensavo di arrivare in cima, e invece anche col sacco da 25 kg sono riuscito ad arrivare in cima con un ottimo tempo. Qual è stato il punto più difficile? Ma sicuramente il punto più difficile sono gli ultimi 2-3 metri, che senti veramente le gambe che pompano tantissimo. E per chi parteciperà l'anno prossimo, qual è la tattica giusta per vincere? Ma qua tutti dicevano parti camminando e poi vai, invece io sono voluto partire correndo. Mi è caduto due volte il sacco, però ho tenuto sempre quel ritmo e sono riuscito a vincerla. Paolo Savoldelli, più dura una tappa del Giro d'Italia o la Magyut Race? Ma una tappa del Giro d'Italia di sicuro, questo è stato un gioco, ma è stato molto divertente. Mario Poletti, che è l'organizzatore, è un mio carissimo amico, abbiamo fatto anche una gara di sci alpinismo insieme, ci lega una profonda amicizia, mi ha quasi obbligato a venire ma ne sono stato felice. Ti sei divertito quindi? Mi sono divertito, è stato divertente quando abbiamo visto la rampa qua, si scivolava anche senza sacco sulle spalle, e sono delle cose comunque che ti prendono, particolari, divertenti. Io ho fatto di mestiere il professionista per 13 anni. Quindi faccio fatica ad andare a fare delle gare con questo spirito. Questo era un divertimento, infatti mi è piaciuta. Francesco Messa è di Oltresenda Alta, se non sbaglio sei il più giovane partecipante a questa prima Magyut Race. Quanti anni hai? 17. Perché hai partecipato? Ma così, era una festa lì a Oltresenda Alta della Madonna della Neve, e viene lì Danilo, mi fa il 14 sera, ti voglio presente lì alla Baitella, che ci servono degli uomini forti. E allora, così ridendo e scherzando, gli ho detto va bene, ci vediamo domenica, e allora con un mio amico sono venuto qui a partecipare. E com'è stata? Faticosa, però è stato anche bello, perché si vede che anche col lavoro che mi trovo, cioè... Che lavoro fai? Io do una mano a uno che ha l'azienda agricola, e quindi avanti e indietro sempre con mucche, fieno e tutto, e poi l'allenamento ce l'ho, e dopo i pesi, come si vede, sono abituato un po' a portarli, e allora ho voluto provare.